In futuro dovremo fare la spesa sempre così, senza buste di plastica. Il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato una nuova legislazione che intende eliminare progressivamente le buste leggere spesso usate al supermercato. Non le utilizzo molto, dice questo signore tedesco. Voglio proteggere l'ambiente. Sappiamo tutti che finiscono nel mare e che provocano grandi danni. Due le strategie per ridurre il consumo. Entro il 2018 gli Stati membri dovranno vietare di distribuire gratuitamente le buste di plastica nei negozi, oppure potranno limitare il numero in modo progressivo fino a scendere a 40 sacchetti a persona entro il 2025. Soddisfatta la leader dei Verdi, Rebecca Harms, abbiamo visto in paesi come l'Irlanda come è cambiata la situazione dopo l'introduzione di buste di plastica a pagamento. Per il deputato conservatore ungherese Gheorghe Olveni si devono cambiare essenzialmente le abitudini. Non abbiamo veramente bisogno di buste di plastica, non c'erano 30 anni fa, le nostre nonne non ce le avevano. È un prodotto dell'industria chimica e dobbiamo correggerlo. Nel 2010 ogni cittadino europeo ha utilizzato 198 buste, 80 miliardi di sacchetti sono finiti in spazzatura. L'Italia in questo campo è all'avanguardia, già dal 2011 impone ai negozi di mettere a disposizione buste biodegradabili.